Gentili omaggi, bentornati, bentornati. Video un pochettino diverso perché ci tenevo a parlare del mercato, tema che comunque mi appassiona sempre moltissimo. Abbiamo ancora in testa comunque la meravigliosa vittoria contro la Roma, che bello, che bello. Volevo parlare del mercato, mercato di che faremo a gennaio, secondo me, che il Milan dovrebbe fare, però per farlo prima volevo parlare un attimino del mercato fatto quest'estate. Secondo me il mercato fatto quest'estate è stato un mercato deludente, un mercato senza infame, senza lode, però un mercato in quale io mi aspettavo sinceramente di più, perché sicuramente è stato un mercato in cui abbiamo confermato alcune pedine importanti come Tomori e Tonali. Abbiamo anche supplito abbastanza bene a delle emergenze, come cioè emergenza, delle perdite, diciamo così. Però d'altra parte è stato un mercato in cui abbiamo speso pochissimo, abbiamo speso sostanzialmente credo 1 milione, ma forse nemmeno quello, tra cessioni e soldi risparmiati. Cioè banalmente noi avremmo speso di più dal rinnovo di Donnarumma rispetto che acquistare Maignan. Abbiamo risparmiato dei soldi, se fate il calcolo. E cioè alla fine un solo anno di contratto di Donnarumma costava 15 milioni più commissioni alla gente eccetera, invece così abbiamo pagato Maignan alla fine 13 milioni. Quindi se pensiamo a questo, ecco, devo dire sì, è un mercato al quale mi aspettavo di più dopo che siamo entrati in Champions, dopo che comunque l'anno scorso abbiamo stretto la cinghia anche l'anno scorso sul mercato. E però ci sta anche fare un mercato in pari, devo essere onesto. Il problema è che secondo me andava venduto qualcuno in più se vuoi fare un mercato in pari, se hai le idee ben chiare. E in particolare secondo me c'era un giocatore che andava venduto, l'ho già detto, che è Frank Yannick, che sì, lui secondo me andava venduto quest'estate, con i suoi soldi si poteva fare mercato. Io dico che banalmente se tu vendi che sì, vai a prendere Anguissa in prestito e con i soldi che ti fai da Kessie, che comunque sono 30 milioni, te li facevi. 30 milioni ti vai a comprare una grande punta o un grande esterno destro, secondo me il Milan è più forte, di questo io ne sono convinto. Soprattutto è Kessie che stiamo vedendo anche quest'anno, però ovviamente non si poteva sapere lì. E inoltre è stato un mercato che mi ha un pochettino deluso sotto un punto che secondo me è stato il punto di forza della dirigenza del Milan, della nostra società nel fare mercato. Cioè tendenzialmente il Milan ha sempre acquistato giocatori che sarebbero potuti rimanere al Milan per 5, 7, 10 anni anche. Cioè il Milan ha sempre preso dei prospetti, dei giocatori magari anche non fenomeni, magari anche un pochettino, sì, non azzeccati a volte, però se non fenomeni, però giocatori su quali, se uno mi avesse chiesto, mi ha detto sì, io avrei voluto, cioè vorrei che rimanessero al Milan per fino a 30 anni, fino a 32 anni, no? Penso a Leao, penso ad esempio a Kalulu, ma volendo vedete anche un Salmakers, cioè non sto parlando solo di fenomeni, sto parlando solo dei Tonali, dei Theo Hernandez, di questi giocatori qua che sono veramente, non dico top player, però quasi. Penso anche a questi giocatori qui destinati a crescere, che io vorrei che rimanessero al Milan a lungo, anche Calabria, vabbè Calabria non è stato acquistato, no? Però questi giovani qua. Secondo me il Milan è stato bravo, diciamo, a fare tanti di questi colpi e poi ad affiancarli a giocatori che certo, noi vorremmo che restassero anche loro al Milan a lungo alla fine, perché sono forti, giocano bene, però ovviamente che hanno una certa età. E quindi penso a un Kier, penso a un Ibrahimovic. E quindi secondo me il Milan è riuscito, il concetto che voglio fare è riuscito a non ingolfare delle posizioni, perché comunque ha sempre preso i giocatori futuribili che comunque uno può anche vendere un domani senza avere comunque grandi ripercussioni, diciamo, a livello di rosa, no? Cosa è stato sostanzialmente l'opposto di ciò che è stato fatto quasi per tutta quasi la banterera dal dottor Galliani, e con magari anche stipendi bassi. Quindi su questo io sono stato fortemente d'accordo. Però a me la cosa che piaceva anche del mercato del Milan è che quando c'era un giovane forte sul quale si credeva, soprattutto all'inizio, nel mercato che è stato poi quello più criticato, che era quello in cui c'era anche Boban,
mercato in cui abbiamo speso, cioè un mercato in cui se c'erano i 28 milioni a tirar fuori per Leao, li cacci. Tanto lì operazione Cutrone Leao, veramente bellissima, un capolavoro, un capolavoro, cosa che mi aspettavo magari fare anche con Kessié, però sarebbe stato veramente clamoroso rialzare così tanto, quasi impossibile. Però vedete, cioè quando c'è il giocatore forte, Bennacer, punti su Bennacer, va bene, ci mettiamo, quanto abbiamo pagato? 20 milioni. Cioè quando tu puntavi un giocatore, poi quei soldi lì li spendevi. Invece il Milan adesso non riesce più a fare questa cosa qui, non ha più fatto questa cosa, non per colpa della dirigenza, secondo me per colpa della proprietà, che comunque simpatizzo, diciamo, comunque per questa proprietà, non mi fa più impazzire come una volta. E perciò a fronte di queste cose che non mi sono piaciute del mercato, su tutte le operazioni che più veramente mi ha fatto soffrire, devo essere onesto, cioè mi ha proprio dispiaciuta, è stata quella di vendere Auge per prendere Messias. Cioè lì hai fatto sostanzialmente uno scambio Auge-Messias, quando Auge secondo me diventerà veramente un bel giocatore, certo gioca in un ruolo, meglio giocava in un ruolo nel quale noi siamo abbastanza coperti, però in realtà adesso gioca anche a destra, all'Eintracht Francoforte, sta facendo molto bene, se mai provarlo a destra ci sarebbe stato tantissimo. E quindi secondo me vendere, scambiare un giocatore giovane per un giocatore vecchio, già è una cosa che non mi fa impazzire, per di più se quel giocatore vecchio lì comunque è un bel giocatore, un giocatore che a me comunque piace, ma non è il fenomeno che ti fa fare il salto di qualità sia sul campo sia a livello di mentalità. E quindi per questo devo dire queste operazioni qui mi hanno fatto dare comunque un'insufficienza, se dovessi pensare, se ho reputato il mercato del Milan insufficiente, anche se penso ad esempio alla punta, no? Ecco, il Milan, ecco, tornando sul discorso di prima, ha ingolfato secondo me un minimo alcuni ruoli in questo mercato, perché in avanti adesso è difficile muovere, hai creato una sorta di costruzione un po' strana nella quale non sai bene cosa fare, perché abbiamo tre attaccanti dei quali non si sa chi sia il titolare. Secondo me il titolare è Giroud, però in realtà credo che possa essere anche Ibra il titolare. Però non sapere un titolare che secondo me va a danneggiare, non è come quando dice alla sinistra non sai chi è il titolare, che lì peschi, Rebic, Leao, va bene entrambi, no, lì devi comunque puntare su uno, perché nei tre devi puntare su uno per il mercato, non per la stagione in corso, per giocare eccetera. E quindi cosa succede? Che adesso noi, l'anno prossimo, cosa facciamo ad esempio per la punta? Cosa dobbiamo fare adesso per il mercato di gennaio? Credo di no, però per il mercato di giugno, no? Dovremmo scegliere secondo me un attaccante da mantenere e mandare via gli altri due. Però è difficile. Oppure, va bene, scegli due, Pellegrini e un vecchio sostanzialmente, puoi anche tenere così tutti e tre volendo, cosa che io non farei assolutamente. Però è quello, cioè adesso... Tra scegliere tra rinnovare Giroud e Ibra, no, Giroud non deve essere rinnovato, credo. Io terrei tutta la vita Giroud, ovviamente, abbiamo anche speso un milione. Però ci sono persone che, anche con diciamo alcuni buoni motivi, vorrebbero rinnovare Ibra. E secondo me è ovvio che tu dici sì, cioè capisco assolutamente, perché comunque Ibra ha delle doti per le quali comunque si è meritato di restare al Milan anche diversi anni, come è stato in quest'ultima sua parte di carriera. Idem a destra. Adesso quindi io vi spiego tutti i miei ragionamenti, poi dopo alla fine trarrò le conclusioni sul mercato di gennaio e magari con un occhio anche al mercato estivo. A destra noi abbiamo secondo me diversi buoni giocatori, ma nessuno convincente come vedo a sinistra. Cioè se guardo il laterale basso di destra è Calabria, che a me piace tanto, da me, io devo essere onesto, a me piace veramente tanto, io sono contento che sia lui il titolare del Milan per diverse stagioni, no? Poi però abbiamo anche, volendo, Kalulu, che secondo me è un giocatore bello che salta la telecamera, è un giocatore sul quale io comunque punterei anche come vice Calabria, anche se adesso sta facendo difensore centrale, però io lo vedrei molto meglio come terzino destro, devo essere vertiginosamente onesto, proprio devo sputare fuori questa onestà. E quindi l'acquisto di Florenzi non mi ha fatto impazzire, sebbene comunque Florenzi sia un giocatore utile, e sebbene io ad esempio avrei volendo riscattato, vabbè, io sono un po' una vedova di Diogo Jalo, ma perché? Perché era un giocatore che volendo non ci serviva,
ribadisco, con Calabria e Calulu secondo me siamo sufficientemente coperti, ma secondo me Diogo Jalo era quel giocatore lì che con la cura del piolismo nel giro di 3 anni diventava un terzino destro di livello europeo, diventava un terzino destro fortissimo. E quindi con il prospetto di dire caspita compriamo veramente un giocatore estremamente forte, allora vedi, caspita, vabbè, anche vada, mi va bene anche l'abbondanza, non so se avete capito, no? Ragionamento. Mentre invece Florenzi sì, è un cambio, diciamo, un pochettino di livello, però se me va a ingolfare un attimino il reparto. Poi certo, Florenzi, voi mi direte, sto comprato per fare l'esterno alto a destra, ma anche lì cosa mi dà più in più Florenzi che non mi dà un Salmakers? Magari sì, un minimo l'esperienza, però non mi dà nulla di che Florenzi per al posto di Salmakers. Cioè non è quel salto che dico caspita che roba, anzi secondo me è quasi meglio Salmakers rispetto a Florenzi. Perciò l'acquisto di Florenzi, vedete, è un po' l'esempio del mercato che ha fatto il Milan, cioè un giocatore che non sai bene dove collocare, che comunque ti può far comodo, ma che poi anche in futuro cosa facciamo, lo riscattiamo o non lo riscattiamo Florenzi? Io sarei per non riscattarlo, anche se comunque non è male come giocatore, un giocatore che ci sta nel Milan come qualità, però cosa ci serve? E anche lì abbiamo preso Messias in realtà è stato preso in realtà per fare il trequartista volendo, ma secondo me per fare il trequartista nel Milan c'è bisogno un minimo di come dire, di prontezza in più, cioè non a livello tattico, cioè lui è un giocatore anche tatticamente non è sempre indisciplinato, però secondo me non è così bravo a smistare i palloni, ecco, e secondo me servirebbe almeno un giocatore del genere. Infatti secondo me Diaz anche a fare questo è molto forte, perciò infatti io Messias lo vedrei molto bene come esterno destro più che come trequartista, che dove sta facendo secondo me meglio. Quindi anche l'acquisto di Messias per fare il trequartista non l'ho ben capito, tra l'altro beh hai Diaz che, su quale io punto, su quale io conto, perciò sono stracontento di averlo. Perciò alla fine è come, dal mio punto di vista, è come se avessimo 3 giocatori per fare l'ala destra, però nessuno di questi 3, a parte Salmakers che comunque io terrei a lungo, abbiamo anche rinnovato, nessuno di questi 3 giocatori è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità sulla fascia. Vabbè, Messias sì, ma nessuno ti fa fare il salto della qualità e lo terrei a lungo. Cioè quindi Salmakers lo terrei a lungo, ma non ti fa fare il salto di qualità. Messias magari un pochettino ti fa fare il salto di qualità, ma non lo terrei a lungo, perché è un giocatore con una certa età e un giocatore che insomma va bene per questo Milan, va bene insomma per subentrare, ma non può fare il titolare inamovibile nel Milan, non può essere il Leao del Milan come io mi aspetto di avere a destra, può essere il Salmakers a destra, però c'è già Salmakers lì, capite? Quindi è per questo che me il mercato che abbiamo fatto quest'estate non mi ha entusiasmato per niente, perché l'ho trovato un mercato poco lungimirante, ecco, mercato poco lungimirante. Vado avanti col video nella parte 2.